Serve una politica comune europea in materia di asilo. È la nuova parola d'ordine del cancelliere tedesco Angela Merkel, anticipata ieri sera a Milano all'Expo al nostro Presidente del Consiglio. È la prima volta da anni che la Germania cambia idea sul tema migranti e lo fa prima in un'intervista concessa dalla Merkel a una televisione tedesca e poi chiacchierando lunghi padiglioni dell'esposizione universale meneghina con Matteo Renzi. Se il cambio di rotta della Merkel, giustificato dalle 600.000 richieste di asilo già ricevute dalla Repubblica Federale Tedesca per quest'anno, viene anche incontro alle richieste dell'Italia, è difficile che possa significare un abbandono completo dell'accordo di Dublino, che prevede che i migranti che entrano in Europa non possono valicare i confini del paese di arrivo. Un limite enorme alla mobilità degli ospiti stranieri, ma anche alla tranquillità italiana, che non è certo la meta preferita dalle masse di immigrati africani o siriani in arrivo. Probabile che il nuovo piano europeo per i migranti ridisegni le norme sulle richieste di asilo. Intanto anche la Merkel ha i suoi problemi. Domani il Parlamento tedesco deve dare la fiducia al piano europeo di aiuti per la Grecia. Più importante per il nostro paese è il patto dell'Expo, che Renzi ha siglato con la Merkel. Il premier italiano ha chiesto in sostanza alla cancelliera, il vero padrone d'Europa, di poter finanziare in deficit lo sviluppo, senza rispettare almeno per il 2016 il pareggio di bilancio. Significherebbe per Renzi neutralizzare la clausola di salvaguardia sull'IVA, tagliare la TASI, defiscalizzare le nuove assunzioni e finanziare il rinnovo del contratto degli statali. Nessuno sa cosa abbia risposto la Merkel e se il giovane Renzi si sia guadagnato il credito politico sufficiente in Europa per ottenere questa deroga. Certo è che a domanda dei giornalisti se Renzi è stato promosso per il suo lavoro all'Expo, Angela Sorgnone ha risposto: Very good.